ragazzi, ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, aggiornamento di mercato perché ci sono state delle notizie che sono importanti da riportarvi. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare il like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione qui sotto tutti i link dei profili social di Milan Inside, siamo praticamente dappertutto, su Facebook, su Instagram, su YouTube, chiaramente, TikTok, Telegram, Twitter, dappertutto. Vi ricordo il mio profilo personale di Instagram, Giuseppe Di Monte 92, e il sito internet in costante aggiornamento con tutto ciò che riguarda il Milan, il Milan femminile, la primavera, mercato. Tutti gli iter pre-post partita, tutto ciò che riguarda il nostro amato Milan, www.cmilaninside.com. Allora, ragazzi, aggiornamenti di mercato, c'è da riportarvi una, facciamo così, un'ufficialità, c'è da riportarvi un paio di interessamenti per i no due nostri giocatori. C'è da riportarvi una trattativa che sta andando per diciamo una chiusura negativa. Ci sono un altro paio invece di interessamenti per il Milan per altri giocatori. Vabbè, vi riporto tutto. Allora, partiamo dalla Sampdoria perché la squadra blu cerchiata rientra in due questioni. Allora, innanzitutto per quanto riguarda l'ufficialità, in quanto Conti è passato ufficialmente alla Sampdoria a titolo definitivo, risolvendo il contratto con 6 mesi di anticipo. Dispiace per Andrea perché era arrivato veramente con grandi premesse, con grandi attese dopo l'anno strepitoso che fece all'Atalanta. È stato tanto, tanto sfortunato con due infortuni pesanti, poi da lì non è ritornato più sui suoi livelli. Noi non possiamo fare altro che augurargli tutto il meglio per il proseguio della sua carriera, escluso quando fa contro di noi, giusto per. Scherzi a parte, quindi saluti ad Andrea Conti. La Sampdoria che è sempre coinvolta in una possibile trattativa che potrebbe vedere Gabbia uscire in prestito. Questo se alla fine Milan dovesse arrivare su un difensore centrale. Potreste chiedervi, dici, ma a che serve prenderne uno per poi darne in prestito un altro? Non saremmo sempre corti in difesa? La risposta è no, nel senso che ormai allora, Kalulu fa della duttilità una delle sue caratteristiche maggiori. Detto questo, viene più visto come difensore centrale e le ultime due prestazioni nell'arco temporale hanno mostrato, rispetto a quelle fornite l'anno scorso, un netto miglioramento del ragazzo. Il che, con l'acquisto di un difensore e l'uscita in prestito di Gabbia, permetterebbe, al netto dell'infortunio di Kjaer, di poter gestire quattro centrali: Tomori, Romagnoli, Kalulu e l'eventuale acquisto. Ecco perché potrebbe uscire in prestito Matteo, che interessa la Sampdoria. Poi che vi riporto? Vi riporto che ieri Beppe Riso è stato a casa Milan per parlare sì dei suoi assistiti in generale, tra cui Tonali per l'adeguamento di stipendio, Brescianini che è in prestito al Monza, Maldini che potrebbe andare in prestito, ma più nello specifico e in particolare hanno parlato di Pellegri,
Questo perché? Perché il Milan starebbe pensando di riscattare Pellegrini ad un prezzo inferiore rispetto a quanto stabilito in estate, perché comunque sia un po' di diciamo così, un po' di speranze, un po' di credito al ragazzo per un miglioramento, per una crescita futura glielo danno. Quindi vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo per poi girarlo in prestito con due squadre in particolare interessate, che sono Torino e Genoa. Quindi sì, per questo Beppe Riso ieri a casa Milan. Chiaramente non è stato l'incontro chiarificatore e definitore. Ce ne saranno altri, però pare andare su questa strada qui, visto che comunque sia Ibrahimovic, Giroud, il ragazzo ha poco spazio. La notizia negativa del video riguarda Botman. Negativa perché il Lille non ci sente, ha rifiutato un'offerta da 35 milioni di euro dal Newcastle perché non vogliono assolutamente privarsi del ragazzo già a gennaio, e quindi è improbabile che a questo punto vedremo l'olandese vestire la maglia gloriosa del Milan. Questo chiaramente ha delle ripercussioni per quanto riguarda il nome del difensore centrale. Allora, io vi dico, non mi meraviglierei se alla fine del mercato di gennaio il Milan non acquisti questo famigerato difensore. Perché, come era stato paventato anche in un nostro articolo qualche settimana, no, però qualche, forse, sì, all'incirca 10-14 giorni fa, Kalulu potrebbe essere visto come il rinforzo a costo zero della difesa e quindi essere praticamente la prima alternativa a Tomori e Romagnoli, con Gabbia che rimane come quarta scelta. E ricollegandoci alla notizia di prima, se poi dovesse arrivare qualcuno, allora Gabbia parte in prestito e Kalulu scala a quarta scelta. Però ripeto, non mi meraviglierei se alla fine questo famigerato difensore non arrivasse. Detto che comunque sia Maldini sia Massara hanno detto che l'infortunio di Kjær è pesante, chiaramente stanno cercando un difensore. Un'altra però notizia proviene sempre dalle dichiarazioni di Massara nel pre-partita di Venezia Milan. Sì, di Venezia Milan, dove ha detto che ok, il difensore centrale è l'obiettivo principale, però stanno attenti a tutte le occasioni. Allora, potrebbe sembrare una frase fatta, potrebbe sembrare una frase banale, però vi ricordo che i nostri dirigenti non sono tanto inclini alle frasi strategiche, diciamo, ai fini della trattativa. Raramente, forse mai, non mi ricordo abbiano detto mai un qualcosa che poi è stato smentito. Hanno sempre detto bene o male la verità, nel senso, avevano detto che in estate oltre a Giroud sarebbe arrivato un attaccante più giovane ed è arrivato Pellegrini. Avevano detto che il trequartista era Diaz e Diaz è rimasto. Ora, questa dichiarazione di Massa, io non dico che acquisteranno qualcosa di diverso dal difensore centrale, però perlomeno saranno attenti, non è da escludersi colpi in altre zone del campo. Vediamo, valutiamo. Io sinceramente, al di là del difensore centrale, se dovesse partire Pellegrini non mi aspetto un colpo in attacco, quanto più magari mi potrei aspettare un trequartista che potrebbe, secondo me a questo punto Pioli se lo meriterebbe, per avere, diciamo, la doppia opzione
la doppia scelta tra Diaz e questo eventuale nuovo trequartista. Questo è quanto, ragazzi, con questo aggiornamento di mercato, con queste pillole di mercato. Io vi ringrazio, vi terremo sempre costantemente aggiornati. Arriveranno un paio di sorprese in questi giorni, di video, ma non di video particolare, ecco, mettiamola così. Io vi ringrazio, vi ricordo ancora una volta il like, iscrizione, campanellina, tutti i profili social, il mio di Instagram, il sito internet. Che mondo meraviglioso è Milan Insight. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan.